nell'attesa che il Figlio di Dio venga a dimorare in mezzo a noi. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, Signore. Per la Chiesa Santa, perché Dio con Maria nella preghiera della carità, questi ultimi giorni in attesa del Natale, preghiamo. Ascolta, Signore. Per i luoghi del mondo intero, perché vengono rispettata la loro dignità degli eletti e levate la dignità stessa di Dio di Dio, preghiamo. Ascolta, Signore. Per chi soffre di nuovo per lo stesso, per il rendimento di testa del Natale, faccia loro sentire la condizione generosa e la viva solidarietà dei loro fratelli, preghiamo. Ascolta, Signore. Per voi che partecipiamo all'Eucaristia, perché Emanuele, Dio con noi, che viene in segno sacramentale, ci accolga un dono con la visione beata del cielo, preghiamo. Thank you.
consacrati con il tuo Spirito, che ha riempito con la sua potenza il regno della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dati i nostri cuori. Salve, Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa no? È veramente il nostro cuore che sta dentro di grazie. E in Nazareth è vinto di benedizione e lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre, che un seno con il tempo, morire fatti di amore, Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci dona di prepararci con gioia al mistero del suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera e esultanti nella sua voce. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno del tuo adore.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giorgio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dono Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Stanislao, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora chiamiamo insieme la preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo, il Padre nostro, che con lui ascoltiamo tutto il Vangelo, perché conosciamo il Padre nostro Dio, perché vogliamo che sia fatta la sua volontà. Chiediamo a lui quello di cui abbiamo bisogno sotto il titolo di pane quotidiano. Promettiamo a lui di perdonare a tutti affinché lui perdoni a noi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, Amen.
e anche gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, e ogni peccato di nuovo. Il Natale del tuo figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.